Santo. Amen. Davanti al Cristo crocifisso, subito dopo l'azione liturgica che abbiamo svolto in cattedrale, ci rivolgiamo con la preghiera antica della Chiesa, quella che viene rivolta alla Madonna il 15 di settembre, e presentiamo attraverso il suo cuore, presentiamo a Gesù, presentiamo al Padre, tutte le intenzioni che sono nel cuore di ciascuno di noi, di ciascuno dei ceti, di ciascuna delle famiglie, di tutta la nostra città, del mondo, del popolo intero. Preghiamo, allora. Ti prego, Madre Santa, siano impresse nel mio cuore le piaghe del tuo Figlio. Uniscimi al tuo dolore per il Figlio tuo divino che per me ha voluto patire. Con te lascia che io pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita. Restarti sempre vicino, piangendo sotto la croce, questo desidero. O Vergine, santa tra le vergini, non respingere la mia preghiera, accogli il mio pianto di figlio. Fammi portare la morte di Cristo, partecipare ai suoi patimenti, adorare le sue piaghe sante. Ferisci il mio cuore con le sue ferite, stringimi alla sua croce, inebriami del suo sangue. Nel suo ritorno glorioso, rimani, o Madre, al mio fianco, salvami dall'eterno abbandono. O Cristo, nell'ora del mio passaggio, fa che per mano a tua madre io giunga alla meta gloriosa. Quando la morte dissolve il mio corpo, aprimi, Signore, le porte del cielo, accoglimi nel tuo regno di gloria. Amen. Per questo tempo doloroso facciamo nostra la preghiera che ci è stata proposta direttamente dal Papa. Dio onnipotente ed eterno, provvedi, provvido rifugio in ogni pericolo, rivolgi propizio il tuo sguardo verso di noi che con fede ti supplichiamo nella tribolazione. Concedi l'eterno riposo ai defunti, sollievo a chi piange, salute agli ammalati, pace a chi muore, forza agli operatori sanitari, spirito di sapienza ai governanti e l'animo di accostarsi a tutti con amore per glorificare insieme il tuo santo nome. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Mentre accendo questa candela, ripenso alle candele che sono accanto alla croce di Gesù oggi, segno che si fa l'adorazione davanti al crocifisso il Venerdì Santo, e anche il cielo che sarà acceso dopo esprime il desiderio di prolungare la luce di Cristo crocifisso, morto e risorto tutti i giorni della nostra vita.